Luoghi di Prevenzione è un centro regionale di didattica multimediale che affronta i temi della salute, quindi fumo, alcol, alimentazione, attività fisica, sostanze non legali, che hanno un rapporto, una ricaduta sugli stili di vita e quindi possono essere significativi ed ha un senso affrontarli quando parliamo di prevenzione di una serie di malattie croniche, dalle malattie cardiovascolari ai problemi della dipendenza. La peculiarità di questo centro è quello dell'utilizzo di tecniche interattive, quindi di consentirti un'esperienza molto forte che unisce la dimensione cognitiva, la dimensione relazionale, alla dimensione del recupero affettivo emozionale che è caratterizzante i percorsi che si fanno a luoghi di prevenzione. E che ti consentono di vivere sostanzialmente una esperienza forte utilizzando le sollecitazioni che ti provengono da linguaggi diversi, quindi dal linguaggio dell'arte, al linguaggio informatico, al linguaggio scientifico, al linguaggio musicale, al linguaggio legato alla scrittura creativa e quindi ai riferimenti letterari, alle tecniche che invece ti mettono in gioco attraverso la simulazione, l'arte terapia, il playback theater, quindi tutto quello che comunque facilita una rielaborazione dei vissuti e dell'immaginario che si apre quando io mi considero nel rapporto con con una sostanza o con un comportamento o con un'abitudine. Ha tre livelli di utilizzo. Il primo livello è legato alla sua vocazione iniziale, quindi una prevenzione rivolta prevalentemente ai giovani nel contesto scolastico, ma anche nel tempo libero, perché da quest'anno sono aperte tutta una serie di attività rivolte sia agli allenatori che ai ragazzi che fanno attività sportiva e per i ragazzi sostanzialmente la possibilità è quella di cominciare a ragionare sui propri comportamenti, riflettere rispetto ai condizionamenti, alle pressioni sociali che oggi sono molto forti e poi avere una rielaborazione dei propri vissuti che ti consente di guadagnare consapevolezza e di acquisire libertà di scelta. Poi c'è un altro livello che è la dimensione invece su cui sta investendo la nostra regione in termini di proprio cambiamento anche della metodologia e della relazione operatore sanitario e utente e che promuove quella che in termini tecnici viene detta l'empowerment, ma che sostanzialmente è il coinvolgimento attivo e la reciprocità di interazione fra operatore sanitario ed utente per cercare di dare un contributo positivo al cambiamento rispetto agli stili di vita. Per dirla in modo molto semplice, sappiamo tutti che il messaggio smetti di fumare perché ti fa male o cambia il tuo rapporto con l'alcol o devi perdere 10 kg non serve a nulla, perché tutte le volte che io mi devo occupare di un comportamento che mi riguarda e mi coinvolge personalmente, ho bisogno di riflettere su quelle che sono le mie emozioni, le mie contraddizioni, quelle che in termini anche qua un po' tecnici vengono chiamate le ambivalenze, cioè le ragioni per continuare, le ragioni per modificare, e questo è molto più efficace da ottenere utilizzando appunto delle modalità che non sono quelle della gestione di una relazione di tipo terapeutico tradizionale. Il terzo livello invece di utilizzo è quello legato alle persone che hanno determinati comportamenti considerati a rischio, per esempio per quello che riguarda il fumo, qui si conducono gruppi di disassociazione al fumo con la metodologia classica, quindi la metodologia psicologico-comportamentale, che vede, quindi il metodo cognitivo-comportamentale, che vede l'utilizzo dei laboratori e dei percorsi sia come contributo alla motivazione, sia per favorire il rilassamento e gli esercizi di respirazione nella fase in cui le persone hanno smesso di fumare. Un altro tipo di approccio diretto per persone con qualche comportamento a rischio è quello riservato alle persone che hanno perduto la patente per guida in stato di ebbrezza. Luoghi di prevenzione rispetto ai tre livelli di cui abbiamo parlato ha tipologie, ha flussi di questo tipo. Per quanto riguarda la popolazione giovanile, vediamo circa 400-450 ragazzi alla settimana, quindi vuol dire parliamo di 1500-2000 presenze nei 9-10
10 mesi che riguardano, che accompagnano il percorso scolastico e che poi in genere si spingono un po' più avanti, perché poi in giugno facciamo di solito delle attività con le società sportive. Per quello che riguarda invece la formazione operatori, parliamo di dati da affluenze fra i 1.500 e i 2.000 operatori l'anno, perché comunque ci sono, c'è una modalità di formazione locale, quindi legata all'azienda di Reggio Emilia, poi una modalità di accesso regionale che riguarda, come le dicevo prima, tipologie molto diverse di operatori, e poi abbiamo l'affluenza legata alle formazioni, alle progettualità ministeriali, quindi nazionali, che stiamo seguendo. Per quello che riguarda i percorsi specifici, quindi quelli che attualmente sono attivi, il FUMO vede circa 250-300 persone l'anno che partecipano ai gruppi di disassoffazione, mentre l'alcol in genere facciamo uno o due percorsi al mese, ogni percorso di tipo motivazionale prevede tre incontri, e quindi ci sono circa 30-35 persone, perché sono a piccolo gruppo, tutti i mesi che vengono per il ritiro della patente.